Buongiorno, oggi è Pasquetta e io ho passato la giornata in casa a lavorare al computer e a studiare, ma ora in chiusura della giornata mi voglio divertire un po' e staccare un po' dal computer, dilettandomi in cucina con la preparazione di una crostata questa volta. La crostata non l'ho mai preparata in tutta la mia vita e oggi ci voglio provare. Come d'abitudine, ho già tirato fuori tutti gli ingredienti e confesso subito che la ricetta non è mia, ovviamente perché non sono una pasticcera, ma l'ho presa in prestito dal sito di Fatto in casa da Benedetta, quindi è una ricetta di Benedetta Rossi. Ho qui con me anche il foglio stampato con tutto il procedimento, così mi aiuto e non devo tenere a mente ogni cosa. Passo 1. Bisogna preparare in una ciotola le uova con lo zucchero e l'olio di semi di girasole. Poi ci aggiungiamo la scorza grattugiata e mescoliamo tutto quanto. Poi bisogna aggiungere il lievito. A parte setacciamo la farina e poi la cominciamo ad aggiungere e impastiamo il tutto fino a quando non si ottiene un impasto dalla consistenza liscia e omogenea. Poi, una volta che la pasta è pronta, la stendiamo solo metà dell'impasto, perché l'altra parte servirà per fare la parte intrecciata sopra. Poi si prepara la teglia, va unta e leggermente infarinata, poi si mette dentro la base della crostata marmellata, si aggiunge poi, come meglio si crede, la seconda parte dell'impasto. Io lo farò intrecciato come lei. E poi si inforna per 35-40 minuti a 180 gradi. Quelli che vi ho elencato poco fa sono i passaggi che avrei dovuto fare in un mondo ideale. Ma in un mondo fatto di crostate gluten free e persone che fanno una crostata per la prima volta, tutto questo non funziona. Cos'è andato storto? Ho fuso il burro e non andava fatto. La farina non era sufficiente per la quantità degli altri ingredienti, quindi ho dovuto aggiungere altri 100 grammi di farina di riso. La pasta senza glutine non si lavora così facilmente come la pasta normale. E mi sarebbe piaciuto fare dei cuoricini sopra la torta, ma non ho gli stampini ed ero sicura di averli e alla fine ho provato a farli manualmente. Mi sono anche riusciti. Il problema è che non si staccavano dalla carta e quindi mi sono dovuta arrangiare e inventare e per ora sono contenta del risultato. La sfida più importante adesso sarà capire se ha funzionato, anche perché non avevo abbastanza marmellata. Maledizione! Perché scrivono che gli ingredienti necessari sono un tot e poi non sono mai sufficienti? Alla fine la ricetta finale è Fatto in casa da Benedetta, featuring crostata sopra il packaging della farina senza glutine di Aldi, featuring creazioni di Veronica. Tre contributi per creare una crostata, spero sia buona, anche perché lo strato di marmellata è proprio risicatissimo, risicatissimo. Uffa, uffa. Vabbè, sarà un primo tentativo, vediamo poi come viene. Faremo la review insieme, al massimo sarà una crostata gluten free. Spero solo che sia commestibile perché per la fatica e la voglia che ho di crostata, deve essere almeno commestibile. Non pretendo che sia squisita, ma che sia buona e cioè mangiabile. Posso avere una crostata mangiabile. Adesso, mentre la crostata si prepara, mi dedicherò alla cena e facciamo così un salto temporale
all'assaggio della crostata. 3, 2, 1. Il momento della verità è arrivato, l'aspetto è ottimo. Bisognerà vedere se il sapore lo è altrettanto. E prima cosa che posso dire su questa teglia, perché è la prima volta che la uso per le crostate, è che funziona. Guardate qua, è proprio perfetta per staccare le crostate in modo perfetto. Ho preparato già il piatto. E qui invece abbiamo la crostata. Adesso devo anche, ma forse posso anche non staccarla dal fondo, perché non si sta staccando, ho paura di romperla. No, dai che ce la faccio. Ecco qua. Wow! Non ci credo. È perfetta. Guardate qua. Bellissima. Vabbè. Questa teglia fa magie. Quando l'ho comprata, praticamente l'ho presa perché c'era scritto teglia per crostate, ma ignoravo totalmente come funzionasse perché non ne ho mai fatta una. Prima sono andata a studiare e a quanto pare, che poi è una cosa intuitiva ma io non ci avevo pensato, tutti questi buchini, forettini servono per disperdere, diffondere il calore in modo omogeneo. In realtà non si usa solo per le crostate, si usa anche per le torte salate e per le torte liquide, però in quel caso devi mettere la carta da forno, però è una cosa veramente comoda, utile. Tra l'altro io pensavo di usarla in modo improprio quando la usavo per le torte salate, ma in realtà si fa addirittura senza carta da forno. La vorrei azzannare subito, solo che non so se a questo punto aspettare mia sorella Luca. Sembra croccante al punto giusto. Direi che abbiamo parlato abbastanza. È perfetta, in questo momento sono arrabbiata con me stessa e con chi scrive le ricette online, perché c'è troppo poca marmellata, ma la frolla è perfetta. Ho creato una ricetta, raga. Adesso la devo rifare per forza con più marmellata. Però così è perfetta per la colazione. Si aggiunge un po' di burro d'arachidi ed è fatta. Buongiorno. Mattinata interessante, sono andata a fare la spesa. Ah, è un'esperienza che non faccio spesso, di fare la spesa in mattinata, ed è stato particolarmente divertente. Sono ironica ovviamente, ma facciamo un veloce unboxing della spesa perché oggi è una giornata molto piena e c'è tanto da fare. Allora, nell'ordine abbiamo la coppa del nonno, perché appena fa un pochino più caldo va comprata. È una legge questa. Poi abbiamo le uova, la farinata, questa è buonissima, del latte, carciofini, mix di verdure e altro mix di verdure, questo ormai lo sapete, sono le mie preferite, per la leggerezza.
i burger di Beyond Meat, i migliori in assoluto, e il pesto senza aglio dell'Esselunga. Questo è veramente squisito. Solito caffè americano Molinari, un avocado, il panino gluten free per l'hamburger, questo è squisito, tisana snellente sogni d'oro, le banane per la colazione, il pane, cereale char e poi un ananas e infine il pane rustico per gli altri. Fine, è tutto per la spesa per questa settimana. Adesso bisogna preparare qualche cosa di buono per pranzo e poi si va. Per pranzo abbiamo pasta al pesto con ceci, una cosa super veloce e buona, e poi volevo farvi vedere quanto è avanzato della torta che ho preparato ieri. Diciamo che ha avuto successo, soprattutto con me. I miei capelli tradiscono la mia giornatina, tutta di corsa, ma altrimenti non ci piace. Adesso andiamo in teatro. In realtà faccio tutto di stracorsa, perché così poi quando arriva il momento del teatro mi prendo tutto il tempo del mondo per fare le cose per bene. Che caldo, non ero pronta. Stamattina faceva un freddo di quelli terribili, allora ho messo un maglione tipo stile montagna, ma fa caldissimo, ci sto schiattando, e sotto una t-shirt impresentabile. Ok, let's go. I'm gonna love you till the day. Buongiorno. It's another day e qui stiamo affrontando di nuovo il problema armadio. Signori, a voi il disastro. Qui c'è un po' di spazio perché ci sono fuori tutti i blazer. Sto facendo un reel perché ho deciso di farmi aiutare da voi nella decisione di cosa tenere e cosa dare via. L'oggetto numero uno, il blazer numero uno, è questo blazer nero che non riuscite manco a capire di cosa stiamo parlando. Vabbè, proviamone un altro prima, poi mi cambio. Allora, blazer. Non lo so, non mi convince più. A parte che non mi convince più niente di quello che ho nell'armadio, ma dettagli. Cosa ne pensiamo? Io sarei per sbarazzarmene. Boh, non mi convince più. Idem per questo, anche se è un po' un peccato, ma non saprei. Stranamente vorrei salvare questo, che è un taglio molto classico, è grigio con le maniche arricciate, senza bottoni, niente, però non ci sprofondo dentro. Sì, mi valorizza un po' di più. E poi c'è questo, che è di nuovo oversize, però è un taglio classico ed è in lana.
di una qualità superiore rispetto a tutti quelli che vi ho fatto vedere finora. Non saprei. Che disagio. Comunque sto aspettando una consegna da Amazon e mi devono arrivare delle nuove grucce per riordinare un po' tutta la situazione. Perché soprattutto per i vestiti un po' più delicati, quelle grucce lì non vanno bene e occupano anche troppo spazio rispetto a quello che occuperebbero delle grucce un pochino più sottili. Che situazione, raga. Vediamo con addosso un paio di jeans. Forse la lunghezza. Sì, perché se fosse stato oversize, ma un pochino meno, sarebbe stato perfetto, ma così è bruttissimo. Poi io mi rendo conto che in questo momento sono veramente talmente, non lo so, a disagio con tutto che non mi va più bene niente, però questo qua sono sempre più convinta che non va bene. No. Voi non fateci caso a quello che dico io. Fatevi le vostre idee e ditemi che cosa ne pensate, così decidiamo veramente insieme sul da farsi. Cioè, in questo momento, guardate, tipo se metto questo, che non è un blazer, ah, è oversized, però è un oversized giusto. Perfetto. Sì, è questo il punto, perché se arrivano fino a qua, ci sprofondo dentro. Se invece sono appena sotto il bacino, sono perfette le cose. Oh, che fatica. In questo momento mi sto sentendo particolarmente moldava, perché sto andando ad un appuntamento molto importante con delle persone che ricoprono dei ruoli un po' up up up, e di più su questo non vi posso dire, ve lo dirò più avanti. Ma per me, per la mia cultura, per come sono stata cresciuta io, bisogna vestirsi in un certo modo. Allora sto indossando il mio completo blu e sono super elegante. Ma perché ho tirato su la macchina fotografica? Perché volevo chiedervi, ma è una mia convinzione questa per cui anche gli italiani sono abituati a vestirsi così? Perlomeno io credo che un po' di tempo fa questo succedeva ed era una cosa normale, mentre ultimamente, probabilmente per questo ho questa percezione, i giovani non sono poi così tanto eleganti, e non sempre, cioè prendetela un po' con le pinze, cioè quelli che ho frequentato io di più non sono mai stati troppo eleganti, e in molti casi io ero la più elegante. Tranne ovviamente quando ho a che fare con la mia Marci è super elegantissima, è più dell'est lei di me, e lei è italiana doc. Comunque devo andare, sono di corsa, dopo si riprenderà la sistemazione dell'armadio, questa ormai una costante quando non hai spazio, va così. Lo sentite che sono esagitata? Mi passerà. Pomeriggio sarò un po' più calma, promesso. Che giornatina, che giornatina. Sono tornata da pochissimo praticamente e sono distrutta, e adesso ho tutte le cose per aria, ma ho ricevuto un paio di pacchi e uno di questi è fondamentale per il lavoro che sto facendo oggi, quindi mi tocca aprirlo.
è impacchettato in modo un po' strano, spero le cose dentro non siano già usate. Vorrei dirvi subito che cosa ho fatto oggi pomeriggio, ma non è ancora arrivato il momento giusto. Wow! Allora, ho comprato delle nuove grucce, come dicevo, non so se ve l'ho detto, forse sì, forse no, sono talmente stanca che non ricordo più che cosa vi ho detto e che cosa no. Comunque, sono delle nuove grucce, sono nere, questa volta, dal Total White, adesso sto sperimentando con un po' di colori, e questa volta ho preso quelle nere. Sono ricoperte in vellutino e sono sottili. Funzionalità diversa, nel senso che sono sottili per occupare meno spazio, ma sono anche in velluto per non far scivolare i vestiti. Sono in plastica, non in metallo. Ecco perché forse erano chiuse male, perché forse qualcuno le ha già rimandate indietro, perché sono in plastica. Non so se le voglio adesso. Uffa. Perché se metto un paio di pantaloni un po' più pesanti, proviamo subito. Così capiamo se va bene o se bisogna rimandarle indietro. No, dai, un paio di pantaloni lo regge. Prendiamone una un po' più pesante. Sto usando i jeans più pesanti che ho nell'armadio. Vediamo come va con questo. No, va bene. Sì, è abbastanza resistente. In questi casi mi piacerebbe avere una mini scalettina, ma non ce l'ho. Quindi uso il mio comodino, che è una sedia usata a mo' di comodino. E mi sa che tra un attimo mollerò questo video perché mi sto sentendo particolarmente stanca. Proviamole subito, direi, senza stare a tirare fuori tutto. Su queste sicuramente non scivolano i vestiti. È un po' un peccato che sono in plastica, però sarebbero costate molto di più se fossero state completamente in metallo. Andiamo. No, nemmeno questo scivola, questo tipo seta. Wow. Sì, sono una rivoluzione nel mio armadio. Quello che apprezzo un sacco di queste grucce, il motivo, un altro dei motivi per cui le ho prese, è che sono arrotondate e quindi non rovinano i vestiti, che per me è fondamentale. Per questi vestitini qua un po' più eleganti, un po' più leggeri, praticamente, siccome è una tuta molto lunga, la sto appendendo anche in questo modo, e così non arriva fino a giù. In realtà anche questo vestito adesso servirà da prova. Perfetto. Sì, sono perfette, dai. Test superato. È già così. Sto risparmiando un sacco di spazio. E tra l'altro, guardate quanto spazio sto risparmiando. Poi ovviamente non vi preoccupate, le altre grucce non andranno sicuramente sprecate. Le devo usare per altre cose, tipo da tutti i giorni, meno delicate, i cappotti, i giacconi, i blazer. Buon
Buongiorno, è giovedì mattina, io mi sono impupata tutta perché mi andava. Ieri sera alla fine ho finito di sistemare l'armadio e ho fatto un ottimo lavoro. Allora, sopra c'è decisamente più spazio, le cose stanno più larghe, più in ordine e ho colto l'occasione per sistemare un po' tutto, fare una selezione delle grucce e adesso ho quelle nere e quelle bianche, ma forse cambierà ancora questa cosa. Sotto ho ancora i maglioni tutti sistemati bene, delle grucce avanzate perché con la calda stagione serviranno per i vari vestiti estivi e primaverili. Qui le solite scatole con altri vestiti, sotto ordinati per colore. Qua tra l'altro ho sfruttato queste grucce morbide per i vestiti un po' più delicati, tipo i maglioni, che non devono assolutamente rovinarsi. In questo modo sono proprio molto più supportati perché queste grucce sono proprio della dimensione giusta per arrivare qui alla cucitura e non rovinarli. E poi vabbè, solite cosine mie. Sotto vedete ancora un po' di disordine perché quelle sono tutti jeans che sceglieremo insieme. Allora, voglio fare la stessa cosa che ho fatto per i blazer con i jeans, ma questo ormai va nel prossimo video perché questo video deve uscire tra poche ore e adesso mi devo mettere subito a montarlo. Ma prima di chiudere volevo fare con voi un altro unboxing perché, come vi dicevo, i pacchi ricevuti sono un paio, tre per la precisione, però uno non è niente di che, è un inchiostro per la stampante che compro sempre su Amazon. Ho preso il solito 305 nero per la mia HP Envy, però la star di questo video è questa cosa qua, è il vaporetto Polti. Considerando le ultime pulizie estreme che ho fatto qua in casa, mi è tornato in mente lui, fa miracoli perché pulisce con il vapore. Cosa significa? Che scalda l'acqua e la eroga in forma di vapore caldissimo che scioglie lo sporco, igienizza e ti facilita il lavoro delle pulizie e non ti intossichi perché puoi evitare di usare detersivi. E io l'avevo già provato, però avevo provato quello classico un po' old school tipo stile aspirapolvere, quella che ti trascini dietro, però ripensandoci non era proprio comodissimo perché poi comunque il tubo non è così lungo, devi tirarti su tutto col peso e non è così facile da maneggiare. E allora, visto che confrontando i due la potenza era la stessa, questo poi aveva più accessori, è più leggero e comunque costava la metà, c'è anche da dire questo, ho deciso di prendere la scopa Polti. Non è propriamente una scopa, però è tipo una stile aspirapolvere scopa, ma è un vaporetto, cioè lava col vapore, uccide e rimuove 99% di germi, batteri e virus. Praticamente tutto quello che ti scrivono sui detersivi lo fa lui. E io veramente, quando l'ho usato la volta precedente, sono rimasta stupita dalla qualità e dal risultato che sono riuscita ad ottenere, e quindi ho deciso di investire perché adesso vi dico, fa un sacco di cose, puoi lavare i pavimenti, puoi lavare le piastrelle, puoi lavare i sanitari, puoi lavare le finestre, di tutto, anche i tappeti e le moquette. Puoi anche diffondere il vapore con profumo, quindi puoi mettere del profumo e profumare i tessuti, tipo pensiamo ai divani, pensiamo alle sedie imbottite, alle poltrone, anche al tappeto stesso, lo lavi e lo profumi, cioè è una cosa veramente fantastica. Puoi pulire le cose senza distruggerti le manine
cosa importantissima, rimuovi lo sporco ostinato usando zero detersivi e zero fatica. Cioè, fai veramente pochissima fatica. Adesso lo apriamo insieme perché ve lo voglio far vedere e lo voglio vedere anch'io insieme a voi perché ovviamente avendolo comprato su Amazon non l'ho potuto vedere prima, però sono super contenta del mio acquisto. Diciamo che la cosa che mi ha convinta è questa. Praticamente diventa piccolo così e lo puoi veramente usare per pulire di tutto. L'unica pecca, a mio avviso, poi adesso non l'ho ancora usato e quindi non posso garantirvi al 1000%, ma l'unica pecca che mi viene così in mente subito è questa. Il serbatoio che è un po' piccino e che quindi devi riempire spesso, però l'acqua si scalda in 15 secondi e non è una cosa così grave. Diciamo che la comodità di usarlo e la sua leggerezza ripagano. Devo fare il control check. Se è già stato usato. Ultimamente mi capitano cose del genere. Non so perché. Adesso vediamo insieme anche tutti gli accessori. Allora, abbiamo un sacco di accessori. Vediamo se ci sono tutti gli accessori. Ah, ok. Uno è questo e questo serve per lavare i tappeti e le moquette. Poi abbiamo due panni microfibra, la spazzola piccola tergivetro, ok. Il tubo flessibile, certo. Lanciavapore che è questa qua, spazzolini tondi li abbiamo, sette, ah ecco, questo sarà veramente utilissimo, questo è l'accessorio per le fughe. Concentratore a vapore, oddio, non so a che cosa serve questo, però vabbè. E infine la cuffia. Perfetto, non ho mica capito questo a cosa serve allora, però vabbè. Ah, ok. Certo. È un adattatore. Perfetto. Direi che ci siamo. Sono super felice del mio acquisto, ragazzi. Veramente. Adesso c'ho da studiare pure, c'è il libricino, studierò come si usa e tornerò da voi non appena ci sarà occasione per usarlo. Ok, va bene. Direi che è tutto per oggi, è tutto per questo video. Adesso nel prossimo bisogna cominciare a preparare una valigia, per cui stay tuned. Ci vediamo appunto lunedì con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!